ha 106 anni ed è la tatuatrice più anziana del mondo e pratica la tecnica del batok, che consiste nell'incidere la pelle con simboli e disegni millenari utilizzando canne di bambù e una miscela di fuligine e carbone. Lei si chiama Apo Wangod e grazie alla sua storia ha posato per l'edizione filippina di Vogue, nel numero dedicato alla bellezza, diventando la più anziana di sempre a comparire sulla copertina della rivista. La donna, originaria di Buscalan, un villaggio nascosto tra le montagne della regione Kalinga nel nord delle Filippine, iniziò a fare tatuaggi quando aveva 16 anni, grazie agli insegnamenti del padre, il maestro tatuatore della tribù. Nell'antichità questi disegni, composti da curve e figure geometriche, venivano realizzati sul corpo dei guerrieri, che si erano distinti per le loro gesta in segno di ringraziamento per aver protetto il villaggio dagli attacchi e respinto i nemici. Sono poi diventati un simbolo per ricordare un momento importante della vita o per augurare un futuro prospero. Col passare del tempo, Wangod ha assunto il titolo di Mamba Batok, tatuatrice esperta nell'uso di questa tecnica, ed è diventata la più famosa tatuatrice della sua tribù e delle comunità vicine, che per decenni si sono rivolte a lei per farsi fare i suoi tatuaggi ormai celebri in tutto il mondo. Per realizzare le sue opere, per prima cosa Wangod traccia il disegno sulla pelle, utilizzando un filo d'erba intinto in una miscela di fuligine e carbone. Poi la incide con il gisi, una canna di bambù che contiene la spina di una pianta di agrumi chiamata pomelo, aiutandosi con un piccolo martello di bambù che batte più di 100 volte al minuto. Dato che questa tecnica può essere tramandata solo tra parenti stretti, Wangod, non avendo figli, ha trasmesso i suoi segreti alle due nipoti, Eliang e Grace. Sono stata la prima bambina a imparare a tatuare osservando quello che faceva lei. Poi, quando sono partita per andare all'università, è stato il turno di Eliang. Da quando la sua storia è diventata popolare in tutto il mondo, decine di turisti accorrono ogni giorno nel suo villaggio per incontrare la leggenda del tatuaggio che oggi, nonostante l'età, continua a mettere in pratica la propria arte, limitandosi però a incidere il suo segno distintivo. I tre puntini che simboleggiano lei e le sue nipoti, custodi di una tradizione di famiglia che grazie a loro potrà andare avanti anche quando Wangod non ci sarà più. La tradizione andrà avanti fino a quando le persone vorranno farsi tatuare il corpo e io smetterò solo quando la mia vista diventerà offuscata.